Voler condividere. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, do ut des, scifo. Quando c'è amicizia con una persona, con questa persona si deve sentire di voler condividere i propri aspetti positivi e i propri aspetti negativi. Voler condividere il proprio altruismo, ma anche le proprie meschinità. E non soltanto, ma bisogna anche che vi sia la capacità di accettare la condivisione degli aspetti dell'altro. Non può mai essere un'amicizia a senso unico. Quella che è a senso unico non è amicizia. L'amicizia, per il suo concetto essenziale, è sempre qualche cosa in cui interviene uno scambio tra esseri diversi. Certamente, condividere le gioie degli altri può essere facile, ma molto spesso, o quasi sempre, condividere i problemi degli altri è molto meno facile. Altrettanto meno facile quanto è condividere i propri problemi. Ora dunque, se veramente volete mettervi in una condizione di amicizia, dovete imparare questa possibilità. Questa volontà di condividere. Tutti gli altri esempi che avete fatto, il parlare con la persona in treno, il parlare col vicino, l'aiutare una persona per strada e via e via e via e via. Tutto questo non è amicizia. Può essere altruismo, può essere cercare di fare qualche cosa per gli altri, ma non è amicizia. Qualcuno tra voi lo so già dirà, ma quello che ha detto Scifo questa sera, alla fin fine, mi sembra che sia un mutuare la definizione di amore e trasportarlo alla definizione di amicizia. Infatti, quando vi è amore, vi deve essere condivisione, vi deve essere la disponibilità a condividere tutto quello che si ha. Vero creature, io a costo di stupirvi vi dico che non è così. O meglio, per essere più preciso, non è necessario e indispensabile che sia così. La condizione d'amore non è qualcosa che necessariamente si condivide tra due persone. L'amore è qualcosa che appartiene alla persona che lo sente. Quindi è possibile che una persona veramente ami un'altra persona senza condividere niente con l'altra. O no? Risposta: oh sì, Scifo. Con questo il nostro amico sottintende di avere amato veramente, senza aver condiviso tante cose.